Ciao ragazzi, eccoci qua con il nostro Pinasco Zuera. Eravamo rimasti a questo punto. Io ho solo aggiunto il collettore di scarico della marmita che vi mostrerò e basta. Nel video precedente, nella puntata 1, che vi lascio qua sopra il collegamento per andarlo a vedere chi se l'è perso, mi ero dimenticato di dirvi che mettendo il cilindro senza guarnizioni per tenere le basi più basse avevo uno squish di 0,6 scarso, il che è troppo basso. Quindi sono andato a mettere una basetta in testa da 0,5 in modo da avere uno squish di 1, un millimetro esatto, che va più che bene. Su questi cilindri puoi scendere anche a 0,8, ma un millimetro di squish va più che bene. Ecco, tutto qua, volevo essere preciso, e nell'altro video mi ero dimenticato e non avevo filmato, ecco, quella parte in cui mettevo la base. Basta, quindi c'è da prima di metterlo sul telaio c'è da finire un po' tutto, quindi mettere la ventola, anche se aspetterei per controllare con la strobo meglio l'anticipo, e volevo adattare la cuffia e vedere se va tutto bene, anche perché è a candela centrale, quindi va tappato il foro e fatto un altro, cosa che il proprietario ha già fatto. Devo solo rifinire meglio perché ha fatto un foro col trapano, quindi vado insomma a rifinire meglio. Eccoci qua, siamo qua con la Vespa. Ho già tolto il serbatoio perché per prima cosa andremo a montare il rubinetto fast flow della SIP. Una volta fatto il rubinetto andrò a montare il tubo per poi montare il rapido. Farò LED della Italcast, che funziona anche con accensione a corrente alternata, e da Mengozzi mi sono fatto fare anche il faro a LED posteriore che funziona a corrente alternata, perché mi pareva brutto vedere il faro a LED davanti e dietro avere il classico lampadino. Allora metteremo anche il faro a LED dietro, ma prima partiamo col manubrio e andiamo a smontare l'acceleratore. Tubo montato, va forato sotto in modo che la vite fissi tutto il tubo. Qua ho montato il rapido, lui vuole il cavo che passa fuori, quindi forerò il coperchio del tachimetro per far passare il cavo qua. Quindi ho già la guaina per l'acceleratore nuovo, ma quello lo farò quando avrò il motore su. Ok, il motore originale tolto, è già pronto quello nuovo. Adesso andiamo a cambiare il silent block dell'ammortizzatore posteriore. Cambieremo l'ammortizzatore con uno Pinasco. Vi mostro la marmita di Vezzola, stupenda. Tra l'altro è una delle poche marmite che monta senza toccare da nessuna parte. Ho già messo il faro a LED, ma qua non si vede. Praticamente il filo grigio che arriva dall'impianto va al positivo e il negativo lo metto a ponte sulla staffa dove si fissa il faro, ed è al massimo. Semplicissimo mettere il faro a LED. Ok. Allora, come vi ho fatto vedere, ho fissato la marmita. Adesso non ci resta che mettere tutte le corde, far passare le corde. Dopo andrò a isolare il pezzetto e poi si andrà a fare la modifica al devio. Però la modifica al devio voglio farla prima, voglio prima provare il motore. Metto in moto, quando va in moto che so che è tutto ok, procedo a modificare il devio. Quindi intanto buttiamo dentro tutte le corde. Adesso andiamo a foderare il pozzetto con un filtro Polini. Andrò a ritagliarlo della misura giusta e lo attaccherò col biadesivo 3M, che onestamente mi ha sempre tenuto bene, anche con la benzina. Pulisco sempre il pozzetto e applico il biadesivo che vi dicevo. Per chiudere invece il foro del pozzetto dalla parte del collettore, prendo il solito foglio di spugna e faccio un foro piccolo in modo che il collettore passi aderente e quindi faccia la chiusura sul collettore. Ecco qua. Vano isolato, si può andare a montare il carburatore. Bene, serbatoio col rubinetto Fast Flow SIP 2.0 senza riserva, si può andare a montare il serbatoio. Benzina e siamo pronti a metterla in moto. Ho controllato lo sfiato del serbatoio, che è una cosa da controllare sempre. Bene, ho regolato bene i contatti, tengo il cavo spegnimento per metterla a massa in modo da spegnere la Vespa se serve, e andiamo a accenderla. Tiro l'aria, prima accensione, proviamo. Se non apro la benzina non andrà mai. Ok, benzina aperta.
andato in moto. Controllo al volo l'anticipo, che tanto ho già i segni sul volano SIP, che è molto comodo. È un pelo più anticipato, è quasi 21 gradi, quindi vado a spostare di un grado lo statore e siamo a posto. Allora, ho già fatto tutti i collegamenti giù dal motore al telaio. Adesso devo andare a modificare il devio luci. Questo è il devio luci. Va modificato il clacson. Come vedete, in origine le linguette che adesso vedete sollevate sono sotto. Invece vanno sollevate verso l'alto, le linguette del clacson, in modo che siano aperte, il circuito sia aperto e si chiuda quando vado a suonare il clacson. Vedete, quando sollevo, quando schiaccio, si solleva il dischetto e va a chiudere il contatto. Va tagliata questa linguetta, è alzata, e qua stagnerò un filo, nel mio caso lo farò di blu, che poi andrà collegato al verde che mi arriva dal motore, al verde originale Vespa che è collegato al motore. Al motore è collegato al cavo blu, appunto, dell'accensione SIP, per quello lo faccio blu per capirmi. Quindi andiamo a stagnare un cavo aggiuntivo. Abbiamo saldato un cavo, ho stagnato un cavo alla linguetta, ho messo del termo restringente in modo che non vado a fare altri contatti, e pieghiamo la linguetta verso il basso. Adesso si andrà a prendere il coperchio. Questa linguetta va saldato un cavo che andrà a massa. Questo cavo lo portiamo a massa nel manubrio, magari lo fisso alla vite del fermaguaine, in modo che quando si va a schiacciare il bottone il rosso vada a massa. Quindi andiamo a stagnare un cavetto e dopo metto il termo restringente come ho fatto prima, così lo iso. Ecco, come vedete, ho stagnato alla linguetta il cavo rosso, in questo caso l'ho messo rosso così mi ricordo, e adesso lo farò passare a uno dei fori che c'è qua. Lo faccio passare dentro e dopo va dentro al manubrio e lo fisserò a massa. Non mi resta che assemblare il devio luci. Devi luci fatto, adesso si va a fare i collegamenti nel faro. Eccoci qua sul faro. Allora, questo è il cavo aggiuntivo blu che è stagnato. E adesso andiamo a fare il rosso, che sarebbe lo spegnimento e andrebbe a massa. Quindi vado a togliere una vite che ferma il supporto, tanto il supporto delle guaine adesso è in metallo, quindi fa massa. E metto un occhiello come questo e lo fisso alla vite. Non so se si vede, eccolo qua, e vado a collegarlo alla vite. Allora, qua ho due verdi e uno va al clacson e uno è quello del motore. C'è da capire quale arriva dal motore. Vabbè, comunque questi due verdi vanno separati e dopo con motore acceso capisco quale è quello che porta corrente, che arriva corrente dal motore. Quindi supponiamo che questo sia il verde che venga dal motore, va al nero del devio luci, che è questo. Se non è questo, vuol dire che è il verde che va al clacson, quindi va tolto. Se accendi le luci e non funziona, vuol dire che il grigio del faro posteriore va al bianco del devio luci. Supponendo che invece questo è il verde del clacson, va al verde del devio, ma lo collego dopo perché magari c'è da invertire le due cose. Però allora, per star veloce, cambierei i due faston qua. Comunque il verde del devio va al verde che va giù al clacson, e il cavo blu che ho aggiunto sul devio va anch'esso al verde del telaio, in modo da alimentare sia i clacson che i fari allo stesso modo. Quindi quasi quasi devo praticamente sul verde dal cavo che arriva al motore vanno collegati i due cavi, il filo che ho stagnato e il nero del devio. E allora al verde collego questo, e qua ci va il nero del devio e il blu che ho appena stagnato. Ok, quindi il verde del devio, ora il clacson, va al verde che va giù al clacson, sperando che sia quello del clacson, poi li ho separati. Il bianco adesso che mi arriva dal telaio è logicamente l'altro polo del clacson, lo metterò a massa insieme alla massa del telaio, in modo che quando io schiaccio il pulsante mi mette in collegamento il verde e chiude il circuito con la massa. E quindi devo fare un altro occhiello e metto tutto sulla stessa vite. Questa, come vi dicevo, è la massa dove vanno le tre masse: la massa del clacson, la massa del e la massa del telaio. Adesso creo un'altra massa sempre con l'occhiello, magari lo metto sull'altra vite perché dall'altra parte ne ho già tre, per la massa del faro. Mi sono accorto che il faro ha una massa, quindi creo un altro cavo per mettere a massa il faro. Sono pronto a vedere se funziona tutto, quindi riaccendiamo il motore e vediamo.
Boh, ho provato, funzionano tutti, funzionano i fari, tutto. Devo solo sistemare il contatto del clacson, perché anche se alzi le linguette può essere che sotto la rondellina che va su e giù, può essere che sotto ci sia continuità di circuito, infatti mi continuava ad andare il clacson. Risolvo il problema al devio, quindi, e posso chiudere il faro perché funziona tutto. Allora, devo ricontrollare bene il pulsantino modificato del clacson, perché si vede che anche se ho alzato le linguette, quando il dischetto è giù, fa contatto, perché se metto il clacson a massa mi suona, continua a suonare, mentre invece se stacco il filo blu che ho stagnato, che è quello che darebbe corrente al clacson quando chiudo il circuito, lo stacco con massa attaccata, non va, quindi vuol dire che quando tolgo corrente effettivamente non arriva, vuol dire che c'è un problema proprio nel pulsantino. Il pulsantino vuol dire che è sempre attaccato, anche se le linguette sono alzate si vede che sotto le linguette c'è comunque continuità di circuito, se no non suonerebbe. Il resto va tutto, l'unica roba che un po' mi dispiace è che al minimo i fari sparpagliano, ma essendo un'accensione a corrente alternata, i LED, anche se metti dei diodi, sparpagliano. No, è una cosa che non puoi farci niente. Quindi la modifica, a parte il clacson che adesso vedrò di sistemare, funziona. Altra cosa che andrà fatta adesso, la frizione non mi staccava, perché con la leva originale avevo poca escursione. Ho messo una leva PX e effettivamente adesso la frizione stacca. Quindi cosa andrò a fare? Andrò a modificare la leva originale limando la battuta sul manubrio, limandola però più corsa per tirare la frizione, quindi il nottolino si muoverà molto di più e quindi riuscirò a far staccare la frizione come è la leva del PX. Ok, ho sistemato il pulsantino, adesso se lo mettiamo a massa non va, ma se io vado a schiacciare il pulsante, ritolgo il pulsante, perfetto, pulsantino aggiustato, ho messo la plastica, ho tagliato un pezzettino, l'ho messo sotto il dischetto in modo che il dischetto scendesse e va a schiacciare praticamente, va a toccare la plastica e non più il contatto che c'era sotto. Perfetto, io posso andare a chiudere il faro e il devio. Adesso riapro il faro e isolo tutti i contatti con le guaine termorestringenti, così sono sicuro che non si appoggino sul faro facendo massa. Tutti i fili ordinati e isolati col termorestringente, adesso andiamo a montarlo e a ricontrollare il tutto. Adesso mancano le ultime cose, i supporti MRP per una futura tanica e il cavalletto laterale. Io sul cavalletto laterale vado sempre a limare questa parte qua, in modo che si apra un po' di più, perché questi cavalletti hanno un brutto difetto che appena la vespa la tocchi si chiude e ti cade la vespa. Leva modificata, come vedete limato la battuta e limata anche la battuta del cavalletto. Sta più inclinato e quindi il peso della vespa aiuta a mantenere la cavalletta ferma. Andiamo a montare la leva. Bene, la vespetta è finita, gli ho dato una pulita veloce, quindi anticipo controllato, rapido, il devio luci va, i fari vanno, specchietto messo, c'è tutto, quindi non ci resta che mettere la GoPro, casco, e andiamo a provarla e vediamo un po' come si muove. Sicuramente dovrà un po' slegarsi, le sedie cuscinetto dei Carter Sip sono abbastanza strette, io gli ho dato una pelatina un po', ma hanno tolleranze strette, quindi il motore dovrà un po' slegarsi. Il cilindro stesso ha tolleranze abbastanza strane, quindi questo qua è un motore che più lo usi e più si slega e più va. Quindi come detto, GoPro, casco e andiamo. Oddio, non ha il freno a disco. Allora, forse devo alzare un pelo lo spillo. Non vibra niente, cavoli, incredibile. Diciamo che tende ad alzarsi, seconda, non va male. La quarta la tira. Bene, io quasi quasi ne ingrasserei un altro po' per il rodaggio, però ci siamo. Beh ragazzi, non va. Non va piano, non voglio esagerare perché... Sì, dai, non va male, non va per niente male, facciamogli fare un bel rodaggino, io quasi quasi mi giro, anche il nottolino Climax, dai, non va, non è malvagio,
funziona, il suo lavoro lo fa, ecco, di ammorbidire la frizione. Niente male, niente male, dai. Bene, quindi 17-20 come cluster può andare più che bene per questo motore. La Vezzola, l'espansione Vezzola non svuota più di tanto sotto, anzi, e mi tira bene la quarta, ecco. Anche in salita, vedete, su un cavalcavia, la quarta sottocoppia me la prende bene, quindi perfetto. Sono contento, voglio solo provare. Ok, dai, ci siamo. Bene ragazzi, posso tornare in garage. Sistemo un attimo la carburazione, ma la Vespa va più che bene. Mi piace. Adesso volevo solo vedere un attimo i fari. Li accendo. Bene, ho ingrassato un po' il massimo e un po' il minimo. Adesso è perfetta e ho fatto solo un giretto per provare, come quello che ho appena fatto, niente di speciale. Adesso è giusta, il proprietario sta venendo a prendersela, mi farà sapere come andrà. Spero che si trovi bene. Avessi carta bianca aggiungerei qualche dettaglino, come la cresta del parafango nera, la cresta del faro nera, una sella bella sportiva, però già adesso così non è male. Il proprietario ha già preso i cerchi tubeless UMC neri, quindi già con quella cambia molto. Però la Vespa in sé è molto sobria e a me queste cose piacciono. Quindi niente, il motore va più che bene. In seconda senti che tende ad alzarsi per il cilindro che è, va. È una cosa che va molto molto bene, vuol dire che spinge bene fin da sotto. Come ho detto, la marmita Vezzola è perfetta, non svuota e fa tirare la quarta anche in salita con pignone da 26 su campana 69, quindi molto molto bene. Credo che il proprietario rimanga molto soddisfatto di questo cilindro. Io non ho nient'altro da dirvi e non mi resta che salutarvi e noi ci vediamo al prossimo video.